Sembra che stavolta ci siamo per davvero. Leak reali su Pokémon Scarlatto e Violetto. Non so com'è possibile averli con così largo anticipo, ma diverse fonti ne hanno confermato l'autenticità. Ma sembra che questi leak siano stati messi in giro dai Riddler che hanno appunto leakato Sole e Luna. Perché se dei leaker ti leakano cose su Sole e Luna che poi sono al 100% vere, non vedo perché non farlo ora, dopo anni di silenzio. Tornano con un leak del genere ed effettivamente lo stile sembrerebbe quello di Scarlatto e Violetto. Ovviamente non ho ancora messo le immagini, ma le sto per mettere, quindi se non volete alcun tipo di spoiler vi consiglio di cliccare via dal video in 3, 2, 1. Lo stile sembra essere quello di Scarlatto e Violetto e beh, non è che la qualità sia chissà quanto alta, però ragazzi, tanta roba. Inoltre sembrerebbe che ci sia un watermark appunto che è dato agli investitori quando ci sono delle immagini promozionali e quindi l'abbiano cancellato per evitare appunto che si risalga alla fonte certa del leak. Inoltre qui sembra che abbiamo anche un altro rivale in questa foto e quella che dovrebbe essere una specie di attacco o il nuovo potere. Non posso dire che mi piace, ma non posso neanche dire che mi dispiace. Non è che mi aspettassi qualcosa di strano, però presto, è molto presto. Abbiamo dei capi palestra, quindi vuol dire che la data di rilascio del nuovo trailer è dietro l'angolo. Se non è questa settimana, è quasi sicuramente la prossima, anche se settimana prossima in Giappone dovrebbero avere un paio di giorni di festa o da quello che mi ricordo è così. Ad ogni modo, per questo video è tutto, volevo condividere con voi questa informazione. Ditemi cosa ne pensate dei nuovi capi palestra, purtroppo la risoluzione è quella che è, ma non si ha di meglio al momento. In descrizione come sempre link per Instagram e Telegram e noi ci vediamo più tardi con un nuovo video. Bye bye.